Consiglio Comunale Belgirate, è il terzo di questa nuova amministrazione Filippi. Avete parlato in modo particolare del DUP, tutti gli investimenti. Beh, non so, sì, abbiamo presentato tutti i dati contabili, la situazione dell'ente, la parte, come ho detto, strategica politica, con un mio invito che si è di nuovo concretizzato sulla coesione sociale, perché sappiamo i trascorsi di Belgirate, e soprattutto la parte tecnico-contabile, che ha evidenziato un fondo cassa di 280.000 euro al 31-12 e tutti gli investimenti che sono stati fatti, ma dalla precedente, diciamo, sia dal commissario prefettizio che dalle precedenti amministrazioni, che arrivano fino al 23. Dopodiché noi abbiamo messo tutti i finanziamenti richiesti dal fondo PNR e tutto quello che abbiamo richiesto alla Regione nell'ambito del dissesto idrogeologico e delle messe in sicurezza delle parti del paese più in pericolo. Voi avete presentato una domanda in particolare sulla sicurezza e sullo stato dei pontini, in particolare quelli dei sub che sono ammalorati. Sì, certo, abbiamo pensato di presentare, di fare una richiesta di consiglio straordinario aperto, proprio perché era talmente evidente quello che era la situazione di pericolo del primo caso, pur nella consapevolezza che la sicurezza spetta ovviamente al sindaco, lo sappiamo benissimo, però contestualmente noi, in base al famoso articolo 42-TUEL, ci consente di fare le segnalazioni in funzione anche di quello che è la situazione urbanistica e di quello che è la ricaduta sul bilancio. Ovviamente l'invito di cui parlava la sindaca prima non era un invito relativo ai due punti che noi abbiamo segnalato, ma era un invito decisamente generico sul come eventualmente presentare ciò che dovevano essere le nostre richieste. Allora, visto e considerato che esiste anche questa sentenza Puglia di cui parlavo prima, 4278 del 2001, dove si parla di non sindacabilità, avvalorato anche dal segretario come abbiamo già visto, in realtà noi non abbiamo avuto questo tipo di trattamento.